filando ho ripreso i fili di un lavoro molto vecchio che è fatto con della carta alluminio, con della pellicola d'alluminio, con cui ho fatto dei calchi estemporanei io e altre persone, e quindi è una specie di piccolo studio di un'opera che non ha mai avuto una forma precisa, che non è un'installazione precisa e che è un'opera anche un po' anomala rispetto a tutto quello che ho fatto io finora. E in più c'è un punto d'ascolto che è uno studio per un'opera che sto facendo, che sta evolvendo un po' nel tempo con dei materiali legati al suono, una raccolta di CD che sto facendo in questi anni, e qui per la prima volta ci si può sedere su una poltrona e ascoltare queste musiche. Più che un lavoro, siamo venuti qui con l'idea di sperimentare un concetto, insomma, su cui stiamo riflettendo da parecchio tempo. L'atmosfera è pervasa da forme di energia che trasmettono, che trasportano segnali, delle voci oppure dei suoni, che sono segnali a onde corte. Poi ci sono onde elettromagnetiche in tutti i tipi di frequenza più diversi. Però questi qua in onde corte hanno la caratteristica che possono girare più volte, possono fare più volte il giro del mondo perché vengono riflesse dalla ionosfera e dalla Terra, quindi rimbalzando fanno più volte il giro del mondo. E la nostra idea era quella di entrare in risonanza con queste forme di energia, quindi diventare noi il tramite attraverso cui questo ricevitore radio a onde corte capta queste forme di energia. Energia misteriosa che arriva trasmessa dall'uomo, comunque che arriva da tutte le parti del mondo e che noi possiamo raccogliere qui tenendoci semplicemente per mano. E ci piaceva l'idea di portare qui questo lavoro, di fare qui questa sperimentazione, perché ci sembrava il luogo ideale per questo spazio molto bello e anche per questo momento molto particolare in cui ci sono artisti, insomma, Molto era comunitario. sì, bello questo momento di condivisione, di comunanza e di stare insieme. Questa è la prima volta che espongo i miei taccuini e sono taccuini da viaggio che sono ricavati da un foglio A4 che io ripiego. Mi interessa molto il fatto che, come del resto nella dimensione di un taccuino, ci sia una sorta di compresenza di segni, di lingue diverse, nel senso che la scrittura, diversi tipi di disegno convivono, cioè, in uno stesso contenitore, che qui però è come se fosse un taccuino sviscerato, aperto. Non appena il centimetro.
Gaetano. Sì, no. E cantiamo. Ma... io dietro. Oh, lo dice. Aprite le porte, arriva. Ma che dobbiamo? Niente, dobbiamo mettere i cannelli. La candela si asciugava, mia. La mia guarda, la cosa è spenta. Cosa è che